In Cina si teme una ripresa della diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 dopo lo sviluppo di un focolaio che sta interessando Pechino e che ha portato a oltre un centinaio di nuovi casi nel giro di pochi giorni. Naturalmente va anche detto che in una città che conta oltre 20 milioni di abitanti, i casi accertati negli ultimi giorni non sono ancora tali da poter far parlare di un'effettiva seconda ondata. E inoltre, fino all'arrivo del vaccino, lo scenario più verosimile a livello globale è più quello di una convivenza con il virus che di un totale azzeramento dei casi. Però naturalmente la situazione sta preoccupando non poco, non solo le autorità cinesi, ma anche gli osservatori esterni. Questo è il tema da cui partiamo per l'approfondimento di oggi sul Bolive. Lo affrontiamo insieme alla professoressa Sara Richter, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Buon pomeriggio, professoressa Richter, grazie Buon per pomeriggio a lei. essere con noi sul Bolive, grazie mille. Allora, appunto, dopo quasi 2 mesi in cui in Cina i casi di contagio erano sporadici e tutti riconducibili a cittadini di rientro da altri paesi, in questi giorni la capitale sta vivendo la paura di una ripresa dell'epidemia. Secondo lei cosa potrà accadere da qui in avanti? Dunque, questa è la classica domanda da 1 milione di dollari, perché è difficile prevedere che cosa accadrà. Principalmente perché dipende da un virus che ancora non conosciamo completamente e di fatto si sta dimostrando più subdolo di quanto immaginassimo all'inizio. E poi perché dipende anche dai comportamenti individuali. Posso dire che se riusciremo a rispettare le regole che ci sono state imposte in questi ultimi mesi e che sono tuttora valide, ovvero il distanziamento cosiddetto sociale e indossare i dispositivi di protezione individuale, ovvero la mascherina, in presenza di altre persone, la trasmissione del virus dovrebbe essere molto ridotta, perché il virus di fatto si trasmette soprattutto per via respiratoria e con queste precauzioni possiamo ridurre in modo drastico la trasmissione. Inoltre, se riusciamo a individuare i casi positivi presto, questi si possono isolare, si vanno a ricercare i contatti e si mettono in quarantena. Nel caso della Cina sicuramente lo stanno facendo e eventualmente anche in altre parti del mondo, compresa l'Italia, appena si verificano i focolai, è caso di individuarli e andare a mettere in quarantena i possibili contatti, ma cosa che si sta facendo anche in Italia. Abbiamo visto che questo approccio, tutto sommato, ha funzionato proprio qui in Veneto. Mi riferisco, per esempio, al caso di Vo, ma non solo, dove con queste misure si è riusciti a circoscrivere e poi interrompere la catena di trasmissione del virus. Quindi, per tornare alla domanda, quello che succederà, credo che dipenderà dal senso civico e di responsabilità e anche da come il virus si saprà adattare o meno a queste nostre misure antivirali. Ecco, intanto in questi giorni a Pechino insomma, sono partiti con moltissimi test, sono stati fermati gli eventi culturali e sportivi e altre misure, insomma. Però diciamo, quanto incide l'estensione che il focolaio può avere già raggiunto, magari anche tramite gli asintomatici, che sappiamo essere un nodo insomma, critico da questo punto di vista? Ma penso che l'azione migliore sia quella della tempestività dell'individuazione del paziente zero, o meglio di chi inizia il focolaio, e poi dal tracciamento dei contatti. Perché più riusciamo a restringere il numero di contatti, ovviamente più efficaci siamo nella nostra azione antivirale. C'è anche però un aspetto che è meno chiaro e meno prevedibile. Difatti ci sono dei lavori che riportano che la maggior parte dei contagi che sono avvenuti da parte di quelli che sono stati chiamati super diffusori, ovvero persone che per biologia, per loro comportamento, per ambiente in cui si trovavano, ma anche per il ceppo virale, forse, hanno prodotto e trasmesso più virus rispetto ad altre persone. Quindi se una persona dovrebbe normalmente, è stato stimato, infettare dai 2 ai 3 altri individui, questi invece sono riusciti a infettarne 8 o più. Per esempio è diventato famoso il caso della chiesa in cui si sono infettate 40 persone. E ovviamente tutto questo, questo aspetto potrebbe avere un impatto sull'intensità del focolaio. Il fatto che in Cina sono riusciti a far rispettare il distanziamento e le protezioni, le mascherine, indossare le mascherine in modo assolutamente drastico,
quindi è al 100%. Questo ha proprio causato la riduzione, quella che abbiamo visto, della trasmissione. Adesso, se non ricordo male, hanno riaperto anche loro e probabilmente hanno rilassato queste misure, e credo che questo sia il motivo di questa nuova ondata, spero che non siamo già a livello di ondata, ma questo nuovo focolaio, ecco, chiamiamolo così. E penso che, siccome è successo lì, possa succedere anche da noi. Però poi, appunto, c'è l'aspetto della temperatura, della stagionalità, del fatto di essere all'esterno, quindi ci sono vari fattori che si sovrappongono, si incrociano, e poi il risultato di questi sulla diffusione del virus è difficile prevederlo. Lo studieremo sicuramente.